Sette giornate dal traguardo, 21 punti ancora in palio, obiettivo restare in scia dei cugini e mettere pressione al Bari capolista. Un buongiorno da Luca Stotutto che vi dà il benvenuto al centro sportivo ex Fulgor Cavi di Borgo Piave. Sarà il Latina a battere questo calcio d'inizio, ancora qualche istante l'arbitro dà un'occhiata al cronometro, segno d'intesa anche con i suoi collaboratori, si può partire dunque. Continue indicazioni di Inzaghi anche nei confronti di Murgia, sia di Murgia che Pace, elementi importanti per il tecnico biancoceleste, 16 presenze in questa stagione tra campionato e Coppa Italia per Lorenzo Pace. Nel frattempo attenzione, brutto fallo e viene espulso addirittura Economidis. Tanto ancora Pollace, colpo di testa, prova a salire in cielo Pace, ancora il Latina però in fase di possesso palla, occhio al numero 8 del Latina, il destro da parte di un calciatore, credo sia stato proprio Befani. Che occasione per il Latina, Lazio che ha rischiato di subire il gol. Il rinvio lungo da parte di Simone Mattia, il colpo di testa del numero 6 Milani, che spazza via, ma vediamo che arriva puntuale il fischio da parte dell'arbitro. 0-0 tra Latina e Lazio. Ancora il numero 10 Shainas, anzi era proprio Shainas a rimettere il pallone. Attenzione, occhio perché il pallone attraversa tutta l'area di rigore. Pericolo nella difesa biancoceleste con Talamo che punta il suo avversario. C'è Boreschi da quella parte, arriva il cross di Talamo, calcio di punizione per il Latina. C'è il fischio da parte dell'arbitro. Pallone dentro, attenzione, arriva proprio il numero 20, sbordone, palla che non viene forse toccata nemmeno dal calciatore del Latina. Ancora Lazio in avanti con Murgia, riesce a saltare un avversario, c'è lo spazio per Murgia, ancora Murgia, il destro di Murgia e c'è il gol della Lazio, un gol pazzesco di Alessandro Murgia. Lazio in vantaggio al 12° minuto, un gol importantissimo con Alessandro Murgia. Pallone lungo a cercare la corsa del numero 11 Talamo, ancora Talamo, serie di finte, prova il cross dentro, deve dare manforte Alessandro Murgia, poi arriva la conclusione di Criscuolo con pallone completamente sballato e Lazio che si salva, allarga con il sinistro proprio dalle parti di Capana, c'è lo stop da parte del terzino Pontino, serie di finte, palla per il numero 7 Volski, tenta la staffilata da lontano, c'è il break però di Palombi, da questi a ancora Palombi che salta un avversario, anche il secondo, c'è Murgia completamente libero sulla sinistra, riceve adesso, ancora Murgia, entra in area di rigore Murgia con il tocco di destro, ha provato il lob, ha provato il pallonetto, supera il cerchio di centrocampo, il cross è dentro, c'è Peirs da quella parte, poi Germoni attende un po' troppo, attenzione, cade a terra un calciatore del Latina, è stato il numero 10 Shainas, attenzione, era già ammonito e arriva l'espulsione del numero 10 Shainas. Ancora Latina in fase di possesso palla, De Carolis lotta con Mattia, va a servire Sbordone, c'è anche Pollace da quella parte, ancora Sbordone punta al suo avversario, serie di finte, il cross è dentro, palla che scorre. Ancora il Latina che può tentare l'ultimo assalto, bisogna difendere, Condemi arretra, pallone dentro, c'è Pollace che riesce ad arpionare il pallone con l'esterno, può servire Pace, ancora Pace sulla out di destra, cade a terra, chiede il fallo, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, la Lazio vince una partita veramente, veramente complicata grazie al gol siglato da Alessandro Murgia, una vittoria importantissima.